Ciao ragazzi, allora nel video di oggi vi vorrei far ragionare di quanto possa essere conveniente rivolgersi a un professionista quando si decide di inserire dei cani da guardia all'interno della propria proprietà. Qualcuno, adesso che io ho appena detto questo, può immaginare che voglia tirare in qualche modo acqua al mio mulino, ma sinceramente io ho molta clientela in Italia. Adesso sto portando una coppia di cani e poi vi dirò dove e per quale motivo. Lo dico invece a tutte quelle persone che si trovano nelle mie condizioni, di come io ero 25 anni fa. Io ero in un momento dove non avevo minimamente il problema di investire denaro per i cani da guardia che avrebbero dovuto difendere la mia famiglia. E tantomeno se avessi trovato chi mi insegnava bene come gestirli, come poter impostare la mia cinofilia dedicata ai cani da guardia, perché ci vuole una cinofilia apposta per i cani da guardia. Quasi nulla dell'esperienza che voi avete fatto prima con gli altri cani o che state facendo vi può servire, anzi, spesso vi porta fuori strada e fate un po' la fine che ho fatto io, che applicando ciò che sapevo della mia cinofilia, che avevo imparato in altri settori cinofili, stavo combinando un guaio dopo l'altro. E veramente non avevo questi problemi. Avrei potuto spendere tutto quello che occorreva per pagare uno che mi insegnasse a gestire i cani da guardia e avrei potuto investire ciò che era necessario investire per avere due cani da guardia che avessero potuto proteggere la mia famiglia in questa nuova abitazione singola con giardino e anche un po' isolata dove eravamo andati ad abitare. Ma questo non ebbi modo di trovarlo, cambiai alcuni cani, feci un sacco di errori ed è il motivo per il quale a un certo punto dovetti spendere molto di più di ciò che una persona normale oggi può spendere in Italia e in Europa, perché ci sono già dei punti di riferimento. Perché dovetti andarmi a cercare tutte le verità e interpretarle nel modo giusto, applicarle e fare le mie esperienze. So benissimo che, a dire la verità, non me lo sarei immaginato che molte persone poi si sono semplicemente appassionate alle razze di questi cani da guardia e a volte la passione non corrisponde alle tasche, al portafoglio, a ciò che possono spendere. Allora è diventato quasi un'abitudine raccattare un po' tutto quello che si trova a livello di cani, andare a vedere magari le cucciolate che fanno i miei clienti, andare a credere a chi dice, nel mio caso ho i cani di Romano, poi si scopre che uno solo era figlio dei figli dei figli, cioè laggiù dove non esiste la disponibilità economica uno si deve arrangiare. E nel percorso di chi cerca in qualche modo di arrangiarsi, poi si devono in qualche modo rastrellare in modo sparso varie informazioni e poterle mettere in pratica. Però i danni che si fa a se stessi, ai familiari, spesso ai bambini, alle persone più deboli, ma non solo, ai cani tante volte, ma non solo, a proprio la situazione se realmente uno vuole proteggere la famiglia indipendentemente da quelle che sono le sue possibilità economiche, sono molto elevati. E io vi dico la verità, il motivo per il quale ho creato la mia cinofilia naturale è che oggi formo dei professionisti che sono questi educatori di cinofilia naturale e recupero cani aggressivi, perché mi sono reso conto in questi anni quanti guai le persone hanno combinato. Hanno combinato sia a cedere senza avere la competenza necessaria ai loro cuccioli, ai loro cani, al primo che capitasse, e sia a quelli che li hanno acquistati senza avere né arte, acquistati senza avere né arte né parte. Quindi mi sento proprio 62 anni a questo punto della mia carriera di cinofilo, sono già anche un po' al crepuscolo, vado avanti veramente più che per passione che per necessità, perché è ancora una cosa che mi piace dire, chiunque sia e qualsiasi tipologia di cane che voi vogliate prendere, ricordatevi, non evitate mai di rivolgervi a un professionista e prima di determinare che questo deve essere il vostro professionista, ragionate un po' come fate con il chirurgo, il medico. Io quando dico prima si sceglie un chirurgo e poi si decide di farsi fare l'anestesia e farsi mettere le mani addosso e farsi aprire. E a volte il chirurgo mi collega
come i cani possono diventare dei chirurghi nel momento in cui si è sbagliato tutto, e a volte non si è sbagliati da soli, si sono applicati dei principi, dei criteri che sono stati addirittura insegnati da dei, fra virgolette, cinofili o esperti in altre tipologie di cani, ma nulla di questo serve per i cani da guardia. Quindi il video di oggi è proprio per motivarmi a dire: io ormai da tanti anni lavoro per persone che hanno realmente bisogno dei cani. Ad esempio, questi due cani vanno nella provincia di Brescia, in una proprietà molto vasta, dove alcuni anni fa i proprietari furono sequestrati in casa, mi pare per una notte, e quindi servono cani che possano lavorare, e servono, come dire, dei percorsi, servono delle regole da applicare che siano capaci di mettere insieme in modo ottimale i familiari, che ovviamente dei cani ci si deve fidare al 100%, sia che si abbiano bambini, anziani in casa, eccetera, e dall'altra ottimizzare poi i risultati. E questo ve lo può solo dare un professionista, perché tutte le cose che io faccio con i cani cambiano sempre un po'. E l'animale non è mai standardizzato, ogni animale è a se stesso, ma ogni animale spesso tende a comportarsi in modo diverso in base alla situazione, come facciamo anche noi. Noi non è che siamo sempre gli stessi. Quindi avere alle spalle un professionista è poi la strada più facile da percorrere, specialmente per tutti quelli come me che non hanno il problema di ciò che si investe nello studiare piuttosto che nell'acquistare dei cani che possono funzionare. Quindi non buttate via del tempo, non buttate via dei soldi, e non siate approssimati.